Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Inflacam. A cosa serve? Inflacam ha un medicinale veterinario a base del principio attivo meloxicam, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico oxicam derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Virbac SRL. Inflacam può essere prescritto con ricetta RRV, ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Canelli Medical. Concessionario: Virbac SRL. Ricetta: RRV, ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile. Principio attivo: meloxicam. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Confezioni: Inflacam 5 mg/ml sol. Iniet: per cani e gatti 20 ml. Principio attivo: 1 ml contiene meloxicam 5 mg. Indicazioni: cani. Attenuazione dell'infiammazione e del dolore nei disturbi muscoloscheletrici sia acuti che cronici. Riduzione del dolore e dell'infiammazione postoperatoria a seguito di interventi chirurgici ortopedici e dei tessuti molli. Gatti: riduzione del dolore postoperatorio dopo vario isterectomia ed interventi minori sui tessuti molli. Posologia: cani. Una somministrazione singola di 0,2 mg di meloxicam / kg di peso corporeo, ciò a 0,4 ml / 10 kg. Gatti: una somministrazione singola di 0,3 mg di meloxicam / kg di peso corporeo, ciò a 0,06 ml / kg. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.